La figlia è che gli ha ripigliato il filmino. Oh, e chi lo fa mai? Non può fa mai, eh? Allora, voglio raccontare una cosa senza. Racconta, si domè. Stava alla casa, la vita si arriva a lavandare di porci. Stava a strada di mandolini. Ascita. C'è una rete di mandolini che se ne era a darla. Poi loro andavano tutti barbabene da frasi. E poi si sentono mi rendono ciao. Venisse da Davide. C'è tutta la chiesa. Loro scendono loro da cui siamo barbabene, senza il Davide, tutte le voci gente. La voglia barbabene allora. Prima. Dice senza la mattina alla piatta. Mi sono fregato, mi sono fregato. Hai capito? Ah, che però da Anselmo era buono. Non ho più la gente come prima. Erano più reale prima. No, non ci pensa proprio. Prima condividevano tutto, ma ognuno pensa per conto sì. Poi ciao signore. Che vuoi fa? E poi capito? So capito sì. Secondo me. Siete nella casa, sono fregato così, si potrebbe abbinare, ma. Piano piano si domè. Signore Salvatore del mondo, che liberi i credenti dal peccato,
abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Prega. O Dio sorgente della vita, cuoche all'umanità rialza dalla sete l'acqua viva della grazia che scaturisce dalla roccia, Cristo Salvatore, concedi al tuo popolo il dono dello Spirito, perché sappia confessare con forza la sua fede e annunzi con gioia le meraviglie del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Figlio che è Dio, vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dammi quest'acqua, perché io non abbia più sete e non condividere.
qui ad attingere a, gli dice, va a chiamare tuo marito e ritorna a te. Gli risponde la donna, io non ho un marito, gli dice Gesù, hai detto bene, io non ho un marito. Infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito, in questo è il vero. Gli replica la donna, Signore, vedo che tu sei un profeta, i nostri padri hanno durato su questo monte, voi invece dite che a Gerusalemme è il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice, credimi donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei, ma viene l'ora di questo in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio e Spirito, quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Gli rispose la donna, so che deve venire il Messia, chiamato Cristo, quando egli verrà ci annuncerà ogni cosa. Le dice Gesù, sono io che parlo con te. In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse, che cosa cerchi? O di che cosa parli con lei? La donna intanto lasciò la sua ancora, andò in città e disse alla gente, venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia lui il Cristo. Usciti dalla città e andavano, uscirono dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano, Rabbì, mangia. Ma egli rispose, io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. E i discepoli si domandavano l'un l'altro, qualcuno gli ha forse portato da mangiare? Gesù disse loro, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico, alzate i vostri occhi e guardate i campi che già vi ondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario, raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo infatti si dimostra vero il proverbio, uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandato a mietere ciò per cui non avete faticato, altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna, che testimoniò. Mi ha detto tutto quello che ho fatto. E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro. Nome di Cristo figli, il calice pane.